Ed è con grande piacere che do il benvenuto nel salotto di Effetto Notte ad una delle eccellenze del nostro cinema, la costumista, ma la definizione forse è riduttiva, costume designer si dice. Vabbè, in America, poi vuol dire è la stessa cosa, però dirlo in inglese, Gabriella Pescucci, e l'abbiamo sentito nel nostro sommario, premio Oscar, lo ricordiamo, nel 1993 per l'età dell'innocenza di Scorsese. Allora, signora Pescucci, cominciamo dalle generalissime, se dovesse definire il suo mestiere, cosa direbbe? Vabbè, prima di tutto è che è un mestiere bellissimo, che faccio tuttora e che amo ancora fare molto, con grande passione. E non è un mestiere facile, ma come tutti i lavori, perché non è facile farlo bene o tentare di farlo bene, e poi non è facile anche perché c'è una grande concorrenza ormai nel mondo. Beh, lei è anche molto modesta, perché vedremo anche tra poco insomma, i registi con cui ha lavorato, insomma, e ripercorreremo un po' questi anni, immagino anche di grandi soddisfazioni. Facciamo un attimo un passo indietro. Lei è arrivata a Roma bambina, praticamente nel 66, ho letto, con la cartella sotto il braccio. Ma sì, e perché... che è successo? Beh, prima di tutto bisogna spiegare che era un'altra Italia, che era tutto più facile. Questo lo cerco sempre di consolare i giovani di oggi in questo modo, perché è chiaro che in quegli anni lì già uno che voleva fare il mio lavoro era abbastanza raro, non c'erano le scuole, tutte le scuole che ci sono adesso, eccetera. No, io ho studiato a Firenze, ho fatto l'Accademia di Belle Arti e poi sono proprio venuta a Roma per fare questo lavoro. Ecco, e da lì è iniziato un cammino proficuo. Allora, noi questo cammino proviamo a ripercorrerlo. Il nostro Roberto Liberatori le dedica questa clip dedicata al suo lavoro e al suo cinema. Eccola qua. Allora, ho lavorato tanto, Così per dirla in breve. E anche tanti anni che lavoro, non mi sento va più bene. Da C'era una volta in America, Il nome della rosa, film celeberrimi, Van Helsing, L'età dell'innocenza. Allora, restiamo su questo. Abbiamo preparato una foto, no? Come ci si sente a vincere un Oscar? Perché non capita di parlarne tutti i giorni, no? È una grande emozione, la cosa più... che più fa paura, dice oddio, ora devo salire là e mi vedano tutti. Quella è una cosa che muoio di paura, almeno io. Grande... Poi c'è più persone più spigliate. Grande regista, Martin Scorsese, sì. Ecco, però insomma anche su di lui molto esigente, sentiamo, insomma come tutti i grandi professionisti. Allora, ci dica la verità, com'è Scorsese? Beh, principalmente è un regista molto, è una persona molto intelligente, si vede dai suoi film, e poi esigente, giustamente, ma in questo l'essere esigente è un po' la conseguenza dell'intelligenza e della conoscenza, credo.
tra l'altro ci sta portando in un mondo, già pensavo mentre la sentivo parlare, che forse adesso stenta un po', non voglio entrare subito in un pessimismo, perché sì, certo quello che vediamo, ne parleremo in questa puntata, non ci porta molto in questa direzione, anche a livello di industria, di quello che si sta facendo al cinema in questo momento, sì, però le chiedo prima questo, insomma, c'è la sensazione nel lavoro che lei fa di far parte di un'eccellenza, cioè mi spiego, è chiaro che insomma lavorando con registi di questo calibro la sensazione c'è, ma all'esterno questo passa? Come dire, io ho la sensazione e la certezza di essere stata anche una persona molto fortunata, di aver vissuto in un periodo più positivo di questo di oggi, e per questo capisco e cerco di incoraggiare i giovani. Più positivo, dove sembrava il mondo grande, bello, e io avevo una sensazione quando ero giovane che il mondo mi aspettasse, una cosa molto rara. E questa è, poi dopo nel mio lavoro, nella mia professione, è chiaro che sono stata anche fortunata a incontrare certi registi, c'entra la qualità senz'altro, ma anche un pizzico di fortuna nella vita. Eh beh, certo, insomma, il mix dei, sì, due elementi. La sua giornata com'era? Com'è? Insomma, io ho letto anche lei dichiara, entro in sartoria dalle 9 alle 8 di sera, sì, e come un architetto costruisco, sì, il palco, quindi che cosa si fa? Tutto il giorno si taglia, si cuce, sì, si disegna, che succede? Assolutamente, si segue il vestito proprio come un palazzo, mattoncino su mattoncino. però pensiamo, sì, in un film quanti ce ne sono, è un lavoro. Sì, no, il lavoro è pesante e anche di grande responsabilità. La responsabilità è una cosa che schiaccia spesso, però se il lavoro piace si fa tutto. La differenza tra artigiano e artista qual è? Beh, enorme secondo me. Cioè, vabbè, io do molto valore alle parole, infatti dico, adesso c'è una parola che piace tanto, creare. Io dico sempre ai ragazzi, no, è una parola da usare con il contagocce. Cioè, anche l'artista è una cosa forse più grande di noi. L'artigiano è un'arte applicata, è più facile, più vicina. E le mani? Le mani, ecco, queste mani della sono fondamentali. Io ho una grande manualità, quella è un'altra fortuna che ho. Cioè, mi piace lavorare con le mani, fare, eccetera. Però quelle sono importanti fino a un certo punto, perché poi se uno non riesce, c'è sempre qualcheduno che lo fa. Per me le mie mani sono importanti perché riesco a spiegarmi meglio, ecco, è un mezzo per spiegarmi meglio. Allora, proviamo a giocare un po', a farle interagire con delle foto che rimandano a dei grandissimi, sì, maestri del cinema e anche a dei film. Allora, Sergio Leone, c'era una volta in America, che cosa l'evoca? Era un uomo adorabile. La simpatia di Sergio era che era un uomo anche brusco, un uomo che non spendeva delle parole inutili, andava dritto, veramente era un uomo raro e di una sensibilità artistica che io non avrei mai pensato ci fosse dietro quel corpaccione così forte, no? Allora, vediamo se cambia giudizio facendole vedere un altro grande regista, Jean-Jacques Annaud, e noi abbiamo scelto Il nome della rosa, insomma, sì, l'abbiamo visto. Ecco. Jean-Jacques è una persona, anche lui, molto esigente e molto colta, e maniacale quasi. Beh, è vero, sì, che questo forse è l'elemento che li accomuna tutti. È un elemento che accomuna tutti i registi. Allora, il Dulcis in fondo, Tim Burton, la fabbrica di cioccolato, allora. Lì fa parte sempre della mia fortuna, perché Tim Burton lavora sempre con una costumista che è una sua amica d'infanzia. E per questo film, La fabbrica del cioccolato, lei non poteva lavorare. E allora, per caso, hanno chiamato lei. Di incontrarmi. Devo dire che è stato molto divertente. Sono andata con un mio assistente, ma volevo scappare subito perché mi sembrava impossibile di incontrarlo. Allora, dopo un quarto d'ora, ho detto: ah, io c'ho l'aereo che parte, devo andare. Lui è rimasto lì e dice: ma come? Perché mi emozionava ed è molto simpatico. Eh sì, è anche proprio genio originalità. Sì.